Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Stavolta è l'episodio 2 di Need for Speed Hot Pursuit, ragazzi. E oggi cosa vi porto, ragazzi? Dunque, dato che è finito Resident Evil 4, che dire, ora avrò più tempo per fare altri video probabilmente. E appunto, per continuare le altre serie. Spero che, non so se avrete già visto l'episodio 1 di Left 4 Dead 2, ma spero che vi piaccia come serie. Anche se era un po' scialbo l'episodio 1. Ma comunque, continuiamo questa serie perché è molto bella. Credo che ne farò 4-5 episodi. Ma basta parlare. Perché è già la seconda volta che rifaccio questo video. Adesso noi rifacciamo un bello Hot Pursuit. Ci facciamo un bello Hot Pursuit con cosa? Con questa bellezza, ragazzi. Guardate che roba, la Reventon. Va che bolide. Madonna. Signori. Allora, che dire? Niente, questa serie qua io farò solo Hot Pursuit, insomma, roba in cui si distruggono le altre cose, in cui ci si accartoccia le ossa nelle auto, perché nelle prove di velocità e agilità faccio veramente schifo. Non vorrei farvelo valutare anche a voi, perciò credetemi sulla parola. Dunque. Mi piace invece quando c'è da inseguire qualcuno. Guardate che roba. Allora, cosa abbiamo? Striscia chiodata che il tipo se la becca subito a prescindere. Tu. Ehi, dov'è che vai? Attenzione, blocco stradale! Blocco stradale, blocco stradale! Te! Preso, signori! E uno è andato, un altro è andato, credo. Madonna, signori, il massacro delle strisce chiodate! Ho come l'impressione che questo Pursuit finirà abbastanza in fretta. Striscia chiodata! Ale! Dunque, IM. No! Ma come ho fatto, signori? Cos'è sta roba? Non sta né in cielo né in terra. Manco guidarsi ubriaco. Se poi è sta velocità. Cioè, addio. Faccio già errori guidando normalmente. Guidando sobrio. Non guidate ubriachi, ragazzi. Perché già è difficile in un videogioco, nella vita reale. Allora, blocco stradale. Innanzitutto. Il tipo qui davanti, eccoti, bravo, restatene lì che fai bene. Voi fuori, fuori dalle balle. Il massacro proprio. Vai, vai. No! Furbo lui, eh. Guardalo là. Guardalo, guardalo. Non mi sfuggirà. Non mi sfuggirà. Quanto è vero che io sono Cyberornet. Vedi, derapata perfetta. Sto qua continua a disturbarci, eh. Sa benissimo che non ha scampo. L'elicottero era già lì posizionato, non ha fallito nel suo intento. Cos'è? Dai, piglialo! Piglialo, IEM, piglialo! Sì, preso, signori! Non ci sfugge! No! Altro errore madornale, signori! Non si può fare tutto perfetto, giusto? Dimmi che ha preso il blocco stradale, dimmi che non ha preso il blocco stradale, signori! La nostra speranza è l'elicottero. L'avrà preso? Non lo ha preso, signori. Dov'è? Dov'è? Signori! Ci ha distanziato di brutto, non dovevo fare quell'incidente. Poi il ciccio qui piglia anche le scorciatoie, perciò è furbo.
Se no non era primo dopo tutto. Con questo schianto qui mi sono rovinato la dignità. L'obiettivo è entrato nel tunnel, proveremo a prendere. No, non è possibile, signori. Prima andavo bene, adesso cos'è che mi è successo? Non sono più quello di una volta. L'elicottero fa schifo. Oh! Pensavo che gli elicotteri non servissero a niente. Ed era anche l'ora. Guarda, devo far tutto da solo. Sì, Hornet, in teoria sì, dovresti. Tanto sono primo nello speedwall, perciò. Dai qualcosina. Oh, una nuova ricompensa. Nuova auto? E la madre. Non ho parole. Non ho parole, signori. Dai, facciamone un altro, dai. Questo gioco qui io lo adoro, perché lo adoro, perché mi piacciono troppo queste gare qua. Questo mi sa che l'avevamo fatto. Sai, quelle qui in giro le avevamo già fatte. Facciamo un Hot Pursuit però dalla parte dei fuggitivi. Blacklisted? Dai, l'ho fatto una volta, ce la farò di nuovo. Ah no, mi sa che... E non è quelle belle auto, perciò mi dispiace. È questa la logica, no? Ecco. Double Jeopardy, che cos'è che sarà mai? Ragazzi, è il momento di sfoderare la nostra Zonda 5. Quella che c'è sulla copertina, quella tutta arancione, come un ghiacciolo. Mi mancano i ghiaccioli all'arancia, ragazzi, e voi? Non vedo l'ora che sia estate. Dunque, andiamo forte, colpiamo duro e mettiamoglielo in quel posto. Dai. Madonna. Poi questo gioco qui è bello anche proprio per le riprese dei filmati, poi tipo, hanno curato tutto, anche i filmatini d'inizio gara, no? Via. Dai, prendiamo la scorciatoia. Sfiorato quello per un pelo. Madonna, la Zonda qui è come un go-kart, sembra un go-kart da quanto è scattante. Dai, beccate ste auto. Fate un bel incidentino, ecco, infatti. Ragazzi, ci stiamo distanziando. Bene, 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 bene. La polizia quando è che arriva? Scusami. Striscia chiodata. No, 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 no. Dannate Lamborghini della polizia. Signori, siamo trasgri, noi siamo trasgri. Te! Intanto chi è che stava guidando la mia macchina? Felice chiudata, signori, tiriamola. Speriamo che facciano in tempo a pigliarlo. Non hanno fatto in tempo. Adesso faranno in tempo a pigliarlo. Ancora no. Signori, sì. Adesso la pigli però. Ma che... Te... scusa, questo però non puoi resistere. Non puoi evitarlo. Curviamo, cosa che usiamo? Boh. Turbo, turbo. Spingiamoci a velocità folle, signori. Andiamo alla scorciatoia? Scorciatoia, signori. Olè. Sì, un cantiere con un eliporto non è proprio una roba che vedi tutti i giorni, ma vabbè. Stiamo pronti che questi qua ci pigliano. Ragazzi, mi sta sembrando un pochino troppo... Stavo per dire un pochino troppo facile quando ho notato il blocco stradale. Oh, via. Non rompermi, per favore. Anche tu, scusami. Cioè, cos'è che ti dà il permesso di superarmi?
Ok. No. Non usiamo il turbo perché sennò ci andiamo a schiantare sicuro. Sì, bravi. Mandate altre auto al macello. Che spendete solo una quantità immonda di denaro. Stanno sprecando una quantità di denaro. Ok, madonna che incidenti. Do un'occhiata allo specchietto dietro e vedo l'inferno che mi si scatena. Oh madonna, cioè bella mossa metterlo lì, eh. Non ho preso lo scorciatoio, lo so. E mi sa che sarà la scelta fatale. Spiazzami la striscia chiodata e ti distruggo. Te l'ho detto io. Ti ho avvertito. No, no, no. Io vi avevo avvertito. No, piglialo. Ma dai, ma... Dio santo, perché mi avete superato tutti? Ok. Eh sì. Sta lì a guardare il mare che... No, no, no! I blocchi stradali ti fregano sempre ad alta velocità. Perché? No, eh. Sarebbe stato proprio un... Non piazzarmi la striscia. Ma scusami, perché si stanno distanziando così tanto? Ok, madonna signori. Proprio la potenza fatta auto. Non c'ho dietro nessuno, no? Bene. Te, sfiorato. Si sarà riempito i pantaloni, quello lì dentro nell'auto, ma l'ho sfiorato. Signori. Sì, ciao IEM. Non ci pigliano, a meno che non piazzano un blocco stradale, non ci pigliano. O a meno che io non faccio ciò che stavo per fare. O a meno che l'elicottero piazza la striscia chiodata proprio nel punto giusto. Ironia, eh? Madonna, 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 madonna. L'arma segreta. Proprio sparato via. No, doveva andare giù, doveva soffrire. Piglialo, 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 piglialo. Via. Stiamo facendo un massacro, signori. Ma un autentico massacro. Oh. Però non possono vincere. Ok? Fammi passare. No, 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 no. Non mi lascerò battere. Wow! No! No! Non ci credo! Terzo! Incidenti del c***o, ragazzi! Del c***o! Perché faccio questi errori? Oh, c***o! Vabbè, ragazzi. Andrà meglio al prossimo episodio, intanto qualcosa abbiamo fatto. Dunque, spero che questo episodio vi sia piaciuto, anche perché al finale non ve lo aspettavate, perciò non potevate dire che il video è stato brutto. Mo, Cyber Hornet, sei un birbantello, sei il lezzo! Vabbè ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, intanto vi porterò altri video. Grazie ancora per i quasi 700 iscritti e ciao a tutti!